I lavori strutturali dentro San Salvatore e Santa Croce sono connessi agli obiettivi alla riorganizzazione aziendale concordati con la Regione e legati alle reti cliniche. Così Aldo Ricci, direttore generale degli ospedali riuniti Marche Nord, che ha illustrato i cambiamenti degli ospedali di Fano e Pesaro. A fare un'ampia panoramica dei cantieri è stato invece il direttore sanitario Alberto De Ales. Per quanto riguarda Santa Croce è in corso la ristrutturazione del reparto di ostetricia e ginecologia, che verrà attivato a marzo 2016 con 24 posti letto. Stesso discorso per Pesaro, che aprirà le porte del nuovo reparto in autunno. Sempre a Fano poi verrà completata e attivata a fine estate la nuova area donatori della medicina trasfusionale. Nell'area chirurgica invece da febbraio sarà attivo un nuovo blocco operatorio con 3 sale, di cui una adeguata con la radioterapia intraoperativa, mentre a maggio verrà attivato il nuovo polo endoscopico con 4 sale destinate all'attività di gastroenterologia, pneumologia, ginecologia e urologia. Previsti anche nuovi ambienti di front office e un'area per l'osservazione post procedura. A San Salvatore dovrebbe concludersi il padiglione F a settembre 2016 con l'attivazione del nuovo laboratorio analisi. Nello stesso mese potrebbe essere attivata la nuova struttura per la dialisi, che verrà ampliata di 100 metri quadrati con una sala tecnica di 18 posti letto più altri 2 dedicati agli acuti. Sono ripartiti a giugno, termineranno a dicembre del prossimo anno i lavori per completare la nuova palazzina. Sarà un'area moderna che ospiterà le attività ambulatoriali polispecialistiche, l'anatomia patologica, nuovi studi medici, una zona centralizzata dedicata agli spogliatoi e un magazzino. Nello stesso mese Emodinamica lascerà il seminterrato per trasferirsi al secondo piano del padiglione C. Il prossimo marzo poi verrà attivata la terapia intensiva post-operatoria con 8 posti letto, mentre la procreazione medicalmente assistita sarà operativa da gennaio nel presidio di Muraglia. Modifiche però sono previste anche nelle zone esterne dei 2 ospedali, con una cura nei dettagli in stile anglosassone, come spiegato dall'architetto progettista Alberto Giangolini. Verranno inseriti nuovi elementi in grado di creare una sensazione di pace e serenità attraverso piante morbide, sinuose e fiorite, oltre a sedute, arredi e percorsi integrati con la vegetazione. Una tecnica che tiene in considerazione sia la facilità di manutenzione che il contenimento dei costi.